Sono Fulvio Dal Pozzo, sono il coordinatore della regione Piemonte Valle d'Aosta. Chi vi parla veramente ha provato fino in fondo quanta grazia, quanta corrente di grazia passi attraverso la nostra generosità. Io ho avuto proprio così il dono del Signore di poter vivere una pagina del Vangelo, la pagina che oggi vi voglio offrire, quella che è tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetto 7. Siamo nell'insieme della grande raccolta di beneficenza per la Chiesa di Gerusalemme che Paolo si sta prestando a fare per il suo viaggio a Gerusalemme. E dice queste parole, dice: come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Vi dico questo perché io sono stato mandato in Moldavia nella nostra missione quando è iniziato questo grande progetto Adotta una Famiglia. Eravamo nella diocesi di Chisinau, nella parrocchia di Rivnitsa con padre Taddeus e andammo a fare la spesa in questo centro commerciale, insomma. E poi dopo abbiamo visitato alcune famiglie. Io mi ricordo di una famiglia, di un giovane papà con tre figli, ho subito un grave infortunio nel lavoro, da 8-9 mesi, purtroppo costretto in un letto, non poteva lavorare. Ecco, allora l'arrivo di un sacerdote, di alcuni fratelli missionari, con una borsa che va a integrare quello che è il fabbisogno di una famiglia, è una preghiera, è Gesù. Credetemi, questa è corrente di grazia. Questa è assolutamente corrente di grazia. Perché al di là di questi oggetti materiali, al di là di questa borsa, con dentro questi beni di prima necessità, la prima gioia è stata nel vederci, nel vedere delle persone, nel sentirsi non scartato, dire: ma se vengono è segno che mi hanno pensato, è segno che io sono nei loro pensieri, è segno che sono nelle loro preghiere. E poi il sorriso grande, quando noi diciamo così semplicemente: ci manda Gesù. Gesù pensa a te e ci ha ricordato di te. E noi con gioia veniamo. Ma com'è possibile che questa nostra corrente di grazia si faccia dono? Ecco, qui è il dono grande della nostra associazione, Rinnovamento nello Spirito Santo. Qui è il vero, è la vera grande potenza della carità del Rinnovamento dello Spirito Santo. Qui è la verità, l'associazione che si mette al servizio della corrente di grazia. E noi siamo stati testimoni. E io ho vissuto proprio quella pagina lì. Io quando portavo quella borsa, in quella borsa c'era un centesimo che di te che mi stai ascoltando che hai dato 10 euro. Di te scuola che hai raccolto 1 euro, 2 euro nei bambini e l'hai donato con gioia. Di te vedova che ti sei tolta l'ovolo per darlo. Da soli sì possiamo fare la carità. Ma quando tutti insieme, mettendo quel poco, si riesce ad avere un bene così grande, arriviamo dappertutto e tutti ci stanno aspettando. Allora ecco, io sono proprio a chiederti di non dimenticarti di nessuno. Ti chiedo proprio con tutto il cuore, visita il nostro sito del Rinnovamento, troverai il modo semplice, il modo snello, ma il modo di essere presente. E allora ecco, in quella carità ci sarai anche tu nella missione in Moldavia o forse in un pacchetto della spesa, in un chilo di riso che andremo a portare al tuo fratello e alla tua sorella di questo del gruppo. Allora ecco, con tutto il cuore, intanto salutandomi e ringraziandomi di avermi ascoltato, vi dico questo: soprattutto non dimentichiamoci dei poveri. E Dio vi benedica. Amen. Alleluia. Viviamo insieme in unità di mente e di cuore, protesi verso Dio, questo è lo scopo della nostra vita. Testimonianza vera per il mondo in cui viviamo. Di ogni cosa nessuno dica: è mio, è tuo, questo non è amore,
nessuno mai soffra ingiustizia. Dacci, dacci, Signore, la coerenza di vivere per sempre questo dono che ti